Noi oggi ci incontriamo a Pescara per chiedere al governo di rispettare la normativa vigente sulla pesca, che la pesca è a tassazione zero sui carburanti e oli imbarcati a bordo delle barche. Francesco Caldaroni, presidente delle Marinerie d'Italia, va dritto al dunque, riassumendo il senso dell'incontro di molte marinerie italiane convocate all'Aurum di Pescara per redigere un documento unitario da presentare alle istituzioni e chiedere di trovare correttivi alla grave crisi del comparto della pesca, ulteriormente peggiorata dal caro gasolio. Noi nel 2008, quando abbiamo fatto il grande sciopero, il gasolio era arrivato a 77 centesimi al litro alle imbarcazioni e il petrolio stava a 156 dollari al barile. Oggi siamo a 104 dollari al barile e all'imbarcazione 1,20 euro. La guerra è una grande cazzata per speculare, scusa il termine, per speculare su chi lavora, perché a 104 dollari al barile io non posso pagare il gasolio il doppio di quando stava a 156 dollari. Guarda, vi faccio un esempio pratico. Io l'imbarcazione mia questa settimana ha fatto 6.500 euro di incasso, 4 persone imbarcate, ne ho spese 6.200 di gasolio. È possibile in Italia andare avanti in questo modo? Cosa succederà se questo gasolio appunto non scenderà come prezzo? Le barche fermano, in automatico si fermano le barche, si sbarcherà tutti gli equipaggi a bordo, andranno tutti in disoccupazione e poi vediamo lo Stato quando ha 32.000 persone in disoccupazione come si muove, se gli conviene più attuare la normativa di legge, perché noi chiediamo che lo Stato deve attuare la normativa di legge e non speculare sulle ditte italiane che stanno lavorando, perché questo si tratta pura speculazione. Nel documento unitario che le marinerie italiane porteranno a Roma, oltre a rivedere il costo del gasolio con l'applicazione della normativa vigente, si prevede l'attuazione di alcuni punti programmatici per tamponare una situazione divenuta insostenibile. Un fermo biologico facoltativo, il blocco dei mutui e la corresponsione degli aiuti promessi, come ribadisce anche Francesco Scordella, presidente dell'Associazione Armatori di Pescara. Non ce la facciamo più perché col caro energetico siamo arrivati proprio all'osso, che è impraticabile fare azienda perché i costi sono più alti dei ricavi e in questo momento qua vediamo che siamo stati tra virgolette abbandonati. Oggi noi non possiamo più andare avanti, se stanno tutti qua i colleghi delle altre marinerie vuol dire che il problema è nazionale, quindi non è che lo dice Pescara. E la cosa che mi spaventa è che le istituzioni non raccolgono mai tutto quello che facciamo e diciamo. Io mi auguro che le istituzioni a questo documento che noi presenteremo ci chiamano e troviamo un punto d'accordo, perché non è più possibile. E se non vi daranno ascolto? Ma noi siamo costretti a fermare perché è impossibile, I costi sono più alti dei ricavi, quindi tecnicamente quale azienda può sopportare una cosa del genere? A quel punto licenzieremo tutti quanti, quindi non è che ci abbiamo altre vie, non è che lo facciamo apposta, non ci si riesce, quindi a questo punto siamo costretti a fermare le attività, riconsegniamo i documenti e sbarcheremo i marittimi.